Grazie. Allora, oggi abbiamo portato in aula, come dicevo prima, questa delibera di indirizzo sull'housing sociale. In realtà spesso si parla di housing senza sapere, molti non sanno effettivamente di cosa si tratta. E come dicevo prima, si tratta di alloggi che stanno sul libero mercato per la locazione, però ad un canone ridotto, ad un canone calmierato. Noi ce ne siamo occupati di housing insieme alla Commissione Patrimonio, la Commissione Urbanistica e la Commissione Patrimonio e Politiche Abitative già da un po' che affrontano attraverso sedute questo tema. Un tema molto ampio e molto complesso perché deriva da una serie di normative, tra cui la legge numero 21/2009, legge cosiddetta Piano Casa, ma anche da alcune convenzioni urbanistiche specifiche del Comune di Roma, perché le due commissioni se ne sono occupate, questo mi preme dirlo, perché fino ad ora, nonostante in molte delibere e molte convenzioni del Comune fosse citato questo housing sociale, nessuno di fatto sa bene cosa sia e nessuno all'interno dell'amministrazione si è in maniera costante occupato di questo tema. Quindi noi diamo con questa delibera degli indirizzi proprio per svolgere delle attività gestionali e di controllo agli uffici in materia di housing sociale. Un lavoro che, ripeto, abbiamo fatto con le commissioni congiunte, ma che è già iniziato, già avuto inizio, perché abbiamo da subito coinvolto il vice direttore Botta in questo lavoro. E innanzitutto perché la prima cosa di cui ci siamo resi conto è che il Comune non ha contezza di quanti siano questi alloggi di housing sociale, non ha contezza di dove siano ubicati, in quali municipio, di quale sia la loro consistenza, anche in metri quadri. E quindi ci sembrava opportuno, così come prevede anche il regolamento regionale, far sì che il Comune di Roma si dotasse di tale registro. E grazie proprio al lavoro congiunto delle due commissioni abbiamo potuto vedere che si è creato un tavolo di lavoro coordinato dal vice direttore Botta, che ha visto lavorare insieme già in questi mesi il Dipartimento Urbanistica con il Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative e facendo un monitoraggio di tutti i permessi di costruire rilasciati proprio in base in applicazione della suddetta legge Piano Casa e facendo un monitoraggio anche delle convenzioni urbanistiche ad oggi già stipulate dal Comune che contengono al loro interno una quota percentuale di housing sociale, abbiamo potuto vedere come in realtà sul territorio di questa città ad oggi esistano molti appartamenti che hanno queste caratteristiche, molti immobili che hanno queste caratteristiche. Dunque io vado subito nel merito di quello che chiediamo con questa delibera. Innanzitutto chiediamo alle strutture capitoline coinvolte e quindi competenti di realizzare questo registro così come previsto dal regolamento regionale numero 18 del 2012 e di distribuire tra le stesse strutture capitoline le competenze relative proprio alle attività di gestione e di controllo previste da questo regolamento. Entro 60 giorni chiediamo inoltre che venga pubblicato sia online, quindi sul portale di Roma, in modo che tutti i cittadini possano avere questa informazione, un registro, questo registro indicante sia il numero degli alloggi con la rispettiva superficie, l'ubicazione, la planimetria e ogni altra informazione e documentazione utile a renderli individuabili sul territorio e che possa quindi facilitare le strutture capitoline, quindi le strutture sia centrali ma anche quelle territoriali, dunque i municipi, ad attuare questa attività di controllo. Noi ad oggi quindi come Comune non sappiamo, come ho detto prima, quanti siano questi alloggi. Come possiamo fare ad attuare questo controllo se non sappiamo neanche quanti sono e dove sono ubicati? Quindi per noi questo è un risultato imprescindibile che l'amministrazione deve e può raggiungere in pochissimo tempo. Infatti la delibera dà 60 giorni di tempo per ottemperare a questo primo punto.
ma come vi dicevo prima, già dalle risultanze del lavoro che sono state portate in commissione, gli uffici sono pronti per pubblicare questo registro. In più però va detto che l'housing sociale è compreso anche all'interno di singole convenzioni urbanistiche. Per questo motivo abbiamo pensato che la delibera fosse anche il momento opportuno, quindi da non farsi sfuggire, per dare degli indirizzi anche alla modalità con cui queste convenzioni che prevedono housing devono essere articolate. Per noi quindi l'housing sociale deve essere considerato alla stregua di un'opera pubblica, mentre le convenzioni urbanistiche previste ad oggi regolamentano la modalità di attuazione e di realizzazione da parte dei privati delle opere pubbliche a scomputo, mai nulla è stato detto all'interno delle convenzioni in merito all'housing sociale. Ma noi ci chiediamo, se il privato realizzando housing sociale ottiene una premialità incubatura, quindi può realizzare degli immobili, degli appartamenti in più, è nostro obbligo controllare quindi che questi immobili vengano innanzitutto realizzati in contemporanea rispetto a quelli privati, e che se questo non accade allo stesso privato vengano corrisposte delle sanzioni fino ad arrivare all'escussione della fideiussione che viene depositata dal privato nel momento in cui viene stipulata la convenzione. In più introduciamo con la delibera un divieto di delocalizzare l'housing, perché che cosa è successo? Ci siamo accorti che in alcuni casi, soprattutto in alcune... Scusi consigliera, vi chiedo la gentilezza di abbassare un po' il tono di voce, perché c'è sempre il solito problema che non si riesce ad ascoltare dalla Presidenza. Grazie. Ci siamo accorti che in particolare per le convenzioni urbanistiche che ricadono in zone centrali della città, quindi anche abbastanza prestigiose, dove gli appartamenti hanno un cospicuo prezzo al metro quadro, era cosa frequente che gli appartamenti di housing venissero invece delocalizzati in periferia. Questo a noi non sta bene, perché se io do al privato che realizza una palazzina la possibilità di realizzare dei piani in più, delle cubature in più, e quindi ne ha una premialità in cambio, noi vogliamo che all'interno di quella palazzina siano localizzati anche gli immobili in housing sociale, cioè appunto quegli immobili che vanno a fasce di persone che non hanno la possibilità di fittare un appartamento a libero mercato. Quindi per noi questo è imprescindibile, come abbiamo introdotto anche il divieto di monetizzare, perché in alcuni casi quello che doveva essere realizzato come housing veniva poi corrisposto all'amministrazione sotto forma di denaro, e invece noi vogliamo garantire anche a fasce sociali, diciamo un po' più disagiate, single, studenti, persone anziane, la possibilità di potersi permettere un appartamento magari a un costo di locazione più contenuto. In più queste convenzioni prevedono che gli appartamenti possano essere locati per 15 anni e dopo questi 15 anni venduti al libero mercato. Noi vogliamo introdurre all'interno delle convenzioni che i 15 anni vengano contabilizzati al netto dei periodi in cui effettivamente questi immobili sono occupati, quindi 15 anni non lordi bensì netti in base proprio ai contratti di locazione, alla sommatoria dei contratti di locazione, ed infine l'obbligo da parte dei soggetti proponenti di stipulare una convenzione sociale integrativa che possa riguardare la regolamentazione della fruizione, in particolare degli spazi condivisi, perché l'housing sociale ha questa caratteristica magari di prevedere degli alloggi con una superficie utile ridotta, ma di garantire a queste persone la possibilità di usufruire di molteplici spazi comuni dove condividere con altre persone dei momenti della loro quotidianità. E ritornerò poi su alcuni di questi punti che ho brevemente illustrato nel corso dell'illustrazione degli emendamenti, perché
Con questo concludo l'intervento, proprio perché c'è stato un grande lavoro sinergico tra le commissioni, gli uffici, gli assessorati. Noi nel corso di questo lavoro, dopo che abbiamo protocollato la delibera, l'abbiamo implementata con delle proposte che sono venute fuori anche grazie al lavoro congiunto degli uffici. Quindi su alcuni di questi punti poi sono stati ampliati, approfonditi con degli emendamenti che abbiamo protocollato oggi. Grazie Presidente.